Ecco, nell'attesa che Zermiani abbia... ecco, Ezio, puoi parlare? Io cerco di parlare, c'è Keke Rosberg che è molto motivato, ovviamente. Keke, wie geht's dir? Geht gut. Wie geht's dir? Come vedete, una piccola polemica, evidentemente era motivato oltre i limiti del consentito. Ti conviene cercare un altro pilota più tranquillo. Questo ci fa pensare che probabilmente la partenza sarà veramente qualcosa di impressionante, perché Senna è senza dubbio uno che non cede facilmente. Rosberg cercherà senza dubbio di prendere il comando. In seconda fila Mansell in quest'ultimo periodo non ha avuto grandi problemi, ma se ricordiamo all'inizio della stagione era sempre stato piuttosto brillante, diciamo così, con un eufemismo al via. Linea a Zermiani. Eccoci qui, Nelson Piquet. Noi ci siamo battuti in ritirata, Nelson, perché Keke Rosberg ha preso il microfono, lo stava mangiando, ero piuttosto nervoso. Veniamo a rifarci un po' la bocca con te, come va? Io vado bene. Tu già sei nonno? Cosa? Tu già sei nonno? No, l'hai sentito cosa ti dicevo? Che Keke Rosberg era piuttosto nervoso. Ma ha chiesto se tu già sei nonno? Sì. Sei nonno? Perché sembra vecchio. Sentimi. Senti, no, adesso parliamo seriamente. Ogni volta mi fai degli scherzi, ogni volta riesci a mettermi in difficoltà. Per quanto riguarda la scelta delle gomme, è vero, sono tutte e tre durissime, tutte e quattro durissime le gomme tue. Sì, sì, a chi è sempre cosa dura. E qualcos'altro mi puoi dire oltre alle gomme? Ah, anche a duro, anche. Sì. E per quanto riguarda il motore, il motore? Ah, il motore va bene. Sì. Non come quello da qualifica, che è stata una bomba, soprattutto nella prima sessione di prove. Sì, sì, ma è stato battuto da tre macchine. Ecco, non te la sei presa molto, però. Oh, no, no, male, macchina è così. Ciao, Nelson. Ecco, io proseguo nella griglia. Sì, non affaticarti troppo, nonno Zermiani. Intanto...